Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jopa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 per Wii U per un nuovissimo torneo. Perfetto ragazzi, come promesso oggi è domenica 6 novembre, sono le ore 14 e sono online su questo titolo, pronto a giocare con voi il torneo castagna. Ragazzi vado a prepararmi e ci vediamo nella prima corsa di oggi. Perfetto ragazzi, eccoci qua nella prima corsa di oggi. Oggi come personaggio ho scelto Rosalinda. Allora, siamo nel parco acquatico. Speriamo di fare una bella corsa. La lobby è mezza piena. Mamma mia, che super partenza. Ok. Ho già spazzato via qualcuno con uno dei gusci verdi. L'unica cosa che non so è se Rosalinda è un personaggio leggero, medio o grande. Ok, sono sesto, sono dietro Super Papi. C'è anche Alessandro, che prima ho spazzato via con un guscio verde. Guscio rosso. Preso Bowser. Un guscio rosso è andato a farsi un giro però, perché l'ho perso. Ok, attenzione. Attenzione. Lotto. Mamma mia, sono riuscito ad attivare la stellina appena in tempo. Ok, datemi. Sì, ma vai in derapata però. Funghetti, funghetti. Devo un attimo scaldarmi. Adesso sono sempre a metà classifica. Però devo un attimo scaldarmi. È passato il guscio spinato. Per fortuna non mi ha colpito. Ok. Stellina di nuovo. Ottimo, 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 ottimo. Ok, dai che ho recuperato un'altra bella posizione. Altro 8. Di nuovo. Sono riuscito a utilizzare la stellina prima che mi scoppiasse la bomba addosso. Dai che sto recuperando Guglielmo. Allora, glieli lancio là. No! Due si sono distrutti. C'è anche Daniel che sta recuperando. Si è piantato un Todd. Forse era Super Papi. Altra stellina. Sono quarto, ho evitato un incredibile guscio rosso. Ok, no, il pallottolo Bila alla fine no. Dai, non ci voleva, non ci voleva. Incredibile, incredibile. Va bene ragazzi, quarta posizione. È andata comunque bene. Vince Alessandro, secondo Super Nico, terzo Super Papi, poi io, Daniel e Guglielmo. Visto che siete pochi faccio che elencarvi tutti quanti. Va bene signori, seconda corsa di oggi. Siamo sulla pista, se non sbaglio, di Mario Kart. Ok. E si parte, velocissimi. Mamma mia che partenza a razzo. Sono già davanti a tutti. Fino al primo power up posso resistere tranquillamente. Ok, bananina qua dietro. Piovono banane, incredibile. Ok, attenzione che dietro hanno preso una stellina. C'è Super Nico con la stellina. Per fortuna non mi ha portato via il power up. No, attenzione. Quella caspita di bomba non ci voleva. Ok. È passato anche Daniel. Sono finito quarto. Stiamo gli distanti. Perché ha la pianta carnivora. Dai che lo posso prendere. No. Attenzione. I gusci verdi. Quando è che esplodono? Vai, vai, col pallottolo Bill, vai. Funghetto. 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 Ah, no, il fulmine non ci voleva, il fulmine non ci voleva. Ok. Qui ci sono tante monetine, però anche due gusci verdi. Ok, sono terzo. Perfetto, ho spazzato via Daniel con tutte le banane. Sta arrivando qualcosa da dietro. Chi caspita mi ha preso? Super Papi, quindi torno dietro di nuovo. Sorpasso interno. Stellina. Dai, 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 la stellina, dai, dai, con la stellina. Non lo prendo, non lo prendo, è troppo veloce. Niente, di nuovo quarta posizione. Bella gara però, bella gara. Vediamo chi ha vinto.
Vince Super Nico, secondo Dani il terzo Super Papi, poi io, Alessandro e Guglielmo. Perfetto ragazzi, terza corsa di oggi. Siamo nel famoso 8 di Mario Kart 8. Ok. Bella partenza, sono sempre molto veloce. Ok. Buonanotte, peccato. Non mi sono accorto che c'era il fungo. Ho provato ad attaccarvi per sbattervi fuori pista, adesso sono dietro. Ok, sono riuscito a strappare un power up per un pelo. Stellina. Così mi difendo da Wario che ha i gusci lì a disposizione. Ok, ne ho spazzati via due. Però Wario è tornato subito alla carica. Lancialo sto guscio rosso. Lancialo. Ok, forse l'ha lanciato. Sono terzo, eh. Sono terzo. No, troppo in anticipo l'ho usato. Lanciala sta bomba. Eccola lì. Non mi sono accorto del pallottolo Bill. Niente, sono di nuovo dietro. Oggi non gira su questo tracciato. Ma dai, ma che... È già la terza volta che mi prendono questo pallottolo Bill in sta corsa. La seconda, terza volta, boh, ho perso il conto. Oh, finalmente. Tagliamo tutto qua dietro. No, pensavo di riuscire a spostarli però quelli lì. Invece solo se si ha la stellina si alzano. Niente, sono dietro. Oh, stellina. C'ho Ink, dovrebbe essere Vicky. No, dai, sono passato dove non c'era. Ok, ho evitato incredibile guscio verde, almeno. Oh, Alessandro qua che si è piantato. Ok, tagliamo tutto. Magari recupero ancora una posizione. Disfiamo la colonna di Gombas e quinta posizione, dai. Ne ho recuperata allora ancora una. Vince Super Nico, secondo Daniel, terzo Super Papi. E da due o tre gare che stanno monopolizzando il podio. Poi c'è Ink Vicky, dovrebbe essere lei. E basta, poi io, Alessandro e Guglielmo. Va bene ragazzi, quarta corsa di oggi. Sono andato a cambiare un attimo il kart. Con questo dovrei essere un po' più veloce. Ok, siamo nel castello di Bowser e si parte. Perfetto. Sì, sono molto più veloce. No, dovevo lanciarlo indietro. Adesso mi arriverà addosso di tutto, lo so già. Mi arriverà addosso di tutto. Intanto sto cercando di scappar via. Ho lanciato quel guscio verde indietro. Forse era meglio tenermelo a protezione. Ok, sono velocissimo, eh. Sono velocissimo. Fantastico, velocissimo. Allora, ho tre banane qua attorno. Le ho seminate qua. Chissà che magari non prenda qualcuno. Guardate che vantaggio che ho sul secondo. Fantastico, veramente fantastico. Questo me lo tengo qua dietro. Ok, evitiamo anche la palla. Via questo. Banane. Eccolo. Per fortuna avevo le banane. Per un pelo ragazzi, per un pelo. Ok, non posso non vincerla sta gara, eh. Non posso non vincerla perché sono troppo veloce. E ho sbagliato di nuovo a lanciare il guscio rosso. Dovevo lanciarlo indietro. Dai. Eccolo il fulmine. È incredibile che non mi abbia ancora preso un guscio spinato. La scatoletta lì potevo quasi quasi tenermela e l'ho proprio buttata via.
Tanti funghetti non mi arrivano. Ah no, eccolo, guarda, un funghetto incredibile. Vai, 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 vai. Fantastico. Doppio saltino. Ho un buon vantaggio. Eccolo, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. No, dai, sul precipizio no. Ok, per fortuna mi porta avanti e ho un buon vantaggio sui miei inseguitori. Sì, vabbè. Buonanotte. Dai, non ci credo, non ci credo. Ok, per fortuna che il secondo è rimasto piantato. No, perché perdere una gara in questo modo assolutamente no. Ok, fantastica vittoria, ho dominato in solitaria. Vediamo chi arriva secondo. Anzi, aspettiamo tutta la classifica. Tanto stanno arrivando. Ok, secondo Baby Mario, terza Baby Daisy e Ink Vicky arriva sesta. Va bene ragazzi, quinta corsa di oggi, parto dalla pole position. Siamo nel circuito chiamato Elettrodromo. Dovrebbe chiamarsi così. Ok, attenzione, sorpasso interno. Ah, volevo colpirlo con le banane. Però per il momento me le tengo qua. No, dai! Mi sono preso con le mie stesse banane. Sì, beh, ci siamo proprio piantati, eh. Ok, mi ha spinto via Baby Rosalinda. Adesso la rimettiamo dietro. Ok, esplosa una banana. Esplosa una bomba. Attenzione al pallottolo Bill. Sì, sì, vai, vai pure. Vai pure. Io taglio tutto. Purtroppo anche Daniel ha beccato i funghetti. Scia. Attenzione a Baby Daisy. Ok, l'ho spazzata via appena in tempo. Vai che vi mangio. Ok, ottimo. Sono secondo. Gusci rossi per tutti. L'ultimo l'ho lanciato in avanti. E chi caspita era Guglielmo. Era Guglielmo, vabbè però. Qui è pazzesco. Ti vieni colpito da un oggetto, te ne arrivano addosso mezzo milione. Adesso ho preso un pallottolo Bill. Cioè ho preso un power up, non me l'ha neanche considerato. Ero secondo, sono finito settimo. Vai di pallottolo Bill. Ci voleva proprio. Adesso dietro hanno beccato tutti la stellina. E l'ultimo avanti. Magari piglio qualcuno. No, no, no. Ok, sono attirato. Vabbè. Sì, vabbè, ancora uno. Che caspita, ero secondo. Ero secondo, ho perso il podio. E vabbè, quinto. Ho perso il podio a causa di quei due gusci rossi, rendiamoci conto. E mi ha portato via il podio Wario e Daniel. Vince Super Nico, secondo Super Papi, terzo Wario. Sesta corsa di oggi, rovine di Twomp. Qua gioco praticamente in casa. Spero però di non avere problemi come prima, con gusci rossi che mi portano via il podio sudato all'ultimo secondo. Monetina. Oh, stavo per prendere quasi la doppia scia. Ok, sono andato largo. Passiamo di qua. Piantina. Su a muro. Scendiamo. Vai, 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 vai. Altro power up qua. No, questo l'ho sprecato. No, dai, il solito. Ok, mi sa che il guscio rosso si è distrutto. Super Nico è stato bloccato. Ho sbagliato a lanciare la bomba, però forse è tornata
Sapete cosa? Forse è tornata sul tracciato. Eccolo qua, il guscio rosso. Vabbè, buonanotte. Ok, per fortuna sono ripartito alla grande. Sì, vabbè, mandatemene 500.000 di gusci rossi. Cioè, me ne sono arrivati addosso 10. Non so, sto caso. Ok. Per fortuna ha perso il boomerang. Adesso però i gusci. Vabbè, ancora. Poi mi chiedo perché faccio fatica ad arrivare sul podio. Beh, finché mi arrivano addosso 15 gusci rossi, insomma, è già il quarto che piglio in sta gara. È già il quarto. Oh, vai di stellina finalmente. Vai, siamo già all'ultimo giro, Vai, non toccare le barriere però. Dai che sono secondo. Ho bisogno di un power up ottimo. Ok. Non ci credo, Super Nico è riuscito a evitare il... Ah no. No, ha mirato lui probabilmente perché non aveva ancora passato il traguardo. Io arrivo secondo. Incredibile. Sono riuscito a strappare la seconda posizione proprio sulla linea del traguardo. Vince Daniel, secondo io, terzo Super Nico. E poi tutti gli altri, quindi Vicky quarta, quinto Super Papi e settimo Guglielmo. Bella corsa, bella corsa. Meno male che sono riuscito a recuperare dopo aver preso tutti quei gusci rossi. Va bene ragazzi, vascello nuvolante, settima corsa di oggi, abbiamo passato la metà del torneo. Ok, bella partenza. Ci sono i due Morton qua davanti che stanno facendo il bello e il cattivo tempo. Passiamo larghi. Attenzione. No, ho sbagliato la derapata. Ok, qualcuno è rimasto piantato. Mi hanno dato una sportellata da dietro. Ok, è saltata un attimo probabilmente la connessione, qualcosa. Che è sparito il segnale dalla TV, adesso non so se ha registrato lo stesso. Banane. Certo che però prendere anch'io una banana, insomma. No! Vabbè, mi hanno spinto giù. Oh, Ale, bisogna recuperare di nuovo. Sì, così però non si riesce a recuperare, eh. Se poi ci si mette pure lì a, insomma, direi che recuperare qualcosa diventa impossibile. Ok, forse così. Oh, incredibile, non ho toccato nessuna barriera per una volta. No, ho bisogno assolutamente di un pallottolo Bill per tornare su. Senza non ce la posso fare assolutamente. Ok, ho preso il booster. Vai di gusci rossi. Ok, ho bloccato anche Daniel. Altro guscio rosso. Adesso li semino un po' io i gusci rossi, visto che me ne avete lanciati 3 o 4. Niente, avevano il pallottolo Bill. No, non ce la faccio. Devo sperare ancora in qualcosa di buono qua alla fine. Però tanto non c'è lo spazio per riuscire a beccare qualcosa. Sono in due però lì. Sono in due. Fulmine. Stellina. Speravo in qualcosa di meglio però, eh. Dai. Attenzione. Incredibile. Incredibile S finale, arrivo quarto. Mamma mia. Che recupero, signori. Ero ottavo, eh. Non male. Vince Super Nico, secondo Super Papi, terzo Guglielmo. E io quarto. Però Guglielmo, attenzione, perché l'ho colpito un attimo prima della linea del traguardo, eh. Quindi secondo me c'è stato un attimo, boh,
un lag da parte dei server. Non lo so, comunque va bene anche la quarta posizione, non importa. Perfetto signori, torniamo nelle rovine di Twomp, ottava corsa di oggi. Dai che prima è andata bene. Ah, ho sbagliato la partenza. Ho accelerato troppo presto. Ok, guscio rosso sprecato perché aveva i gusci verdi a protezione. Siamo saliti tutti quanti sulla rampa. Ink Vicky ha preso praticamente un guscio verde in faccia, non ha rallentato neanche per un secondo. Ok, resto dietro perché non si sa mai. Attenzione che c'era Marco, forse con le banane. Poi sono stato colpito e mi hanno rubato pure il power up. Hanno tentato pure di prendermi con un guscio rosso nuovamente. Io oggi ragazzi con i gusci rossi direi che ho già dato abbastanza. No, eccolo lì, e te pareva. Le ultime parole famose. Ok, per fortuna ho preso la stellina. Esplodono bombe a caso qua davanti. No, dai, pure la banana no, però. Vabbè, passiamo di qua. Sono dietro e devo recuperare parecchio. Ah, ho parecchio da recuperare. Ok, per fortuna. Vabbè, però che caspita. Cioè, anche quando non me li lanciano, li prendo lo stesso. Dai, dammi un pallottolo Bill, dammi un pallottolo Bill. Ok, per fortuna continuo a beccare i funghetti dorati. Vai di questo. Stellina. Sto facendo il possibile per riuscire a rientrare, ma mi sa che ormai quelli là davanti non li prendo più. Troppa sfortuna, troppa sfortuna. Vai, cerchiamo almeno di staccare quelli dietro. Ok, va bene. Sesta posizione, di più non potevo fare. Vince Super Nico, secondo Marco, terzo Emanuel e poi tutti gli altri. Va bene ragazzi, pianura ciambella, non a corsa di oggi. Partiamo comunque dalla prima fila. Ok, stavolta non ho rotto il motore. Ah, volevo prendere almeno uno, niente da fare. Ok, mi hanno subito dato una sportellata. Ale, guscio verde. Yes, sono ultimo. Sono ultimo, signori. Ok, così non si può vincere. Così non si può vincere. Ok, ho frenato. Mamma mia che salto che mi sono fatto. Ho attivato troppo presto il funghetto. Ok, anche un boomerang in faccia. Così, signori, non si può combinare nulla. Ok, venite a toccarmi adesso, scusatemi, visto che mi date tanto sportellate. Vabbè, però, e che caspita, se mancano pure power up. Non si possono fare miracoli, non si possono fare miracoli. Oh, incredibile, il pallottolo Bill non mi ha toccato. Ok, per fortuna non mi ha bruciato il power up che ho preso adesso. Per fortuna. Almeno quello. Sono terzo. Per miracolo sono terzo. Ero terzo. Ok, mi hanno attaccato. No, non ti impiantare. Ah, non ce la faccio. Niente. Vabbè, che caspita. Ero terzo, signori. Ero terzo. Niente, sesta posizione nuovamente. Di nuovo all'ultima curva così. Un podio bruciato.
Ammazza quanta gente, c'era Super Nico, Super Papi e GG6, questo è il podio, poi ci sono tutti gli altri. Mamma mia quanta gente c'era. Va bene ragazzi, decima corsa, non mi ero neanche accorto che la lobby era piena. Siamo nella riviera di Todd. Vorrei riuscire a tornare sul podio, visto che prima mi è andata veramente male, perché potevo arrivarci, solo che all'ultima curva mi sono, non dico piantato, però avete beccato dei power up più utili. Ok, ho dispensato un po' di gusci, poi mi è arrivato un boomerang. Via, 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 via. Via che ha quella scatoletta lì. Sì, vabbè, però che mira avete? Ok, qualcuno è rimasto impigliato nel bivio. È dura. È durissima. Ci sono 12 milioni di persone. Prendi qualcun altro. È passato anche quello spinato. Ok, quinta posizione. È un gran casino. È un gran casino. Mi sa che sono quarto per miracolo, un bel fulmine. E via. No, non ti impiantare, che se torniamo in mezzo al gruppo è un casino. Ok, sto cercando di scappar via. No, veramente, perché se torno in mezzo al gruppo è un casino. Ok, è andato di là. Ok, preso, preso. No! Vabbè, due volte il tram, però... E ho bruciato anche i... Vabbè, però non dico più nulla. Non dico più nulla. Non dico più nulla, perché non è possibile. Ok che magari qualche errore lo faccio anch'io, però ragazzi, insomma... È un abbonamento alla sfortuna, questo. Oh, una stellina. Meno male. Cioè, beh, siamo in quindicesima posizione. Dai, 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 sono tutti lì appiccicati. Sono tutti lì appiccicati. Passiamo di qua, va. Vai, 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 vai. Ah, ma oltre la sesta posizione non vado, sicuro. Sicuro che non vado oltre la sesta posizione, ecco. Addirittura ne ho perso ancora uno. Sì, vabbè, avete beccato tutti quanti il pallottolo Bill. Insomma... Ero ottavo, ne sono passati due col pallottolo Bill. Niente, brutta, brutta gara da dimenticare. Vince Super Nico, secondo Super Papi, terzo Marco. Mi sembra che sia lo stesso podio di prima. Uguale, uguale, uguale. Va bene ragazzi, penultima corsa di oggi, stadio di Wario. Speriamo di riuscire a combinare qualcosa di meglio rispetto a prima, perché mi è successo di tutto. Ok, niente, ho mancato pure il power up. Che casino, che casino. Ok, anche qui dobbiamo già recuperare. Seconda volta di fila che manco il power up. Sono riuscito a beccare anche quelle stelline lì. Chiamiamole stelline, palle di fuoco, chiamatele come volete. Oh, finalmente ne ho preso uno. Vai di guscio spinato. Dai che sono quinto. Atterriamo velocemente. Guscio rosso. Guscio rosso. E l'ultimo l'ha preso sempre Daniel. Me l'ha portato via. Ecco, però me ne arriva uno anche a me. È passato anche un pallottolo Bill. Ok, gliel'ha bruciati. Anche loro hanno perso il power up. Io non l'ho neanche preso. Loro li hanno persi. Ah, ha beccato in due il pallottolo Bill.
Vai, 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 vai. Stellina, meno male. Finalmente ragioniamo. Ok, torno in quinta posizione. Aia, dai, ma perché i gusci verdi a random li prendo sempre io? Ma dai. Eccolo lì, Ale, un altro guscio rosso. No, così non va. In queste due ultime gare veramente non so più cosa dire, perché mi è capitato di tutto. Ale, un altro fulmine. Personalmente mi sto divertendo abbastanza poco. Eccolo lì. Arriviamo sul traguardo finalmente. Ok, settima posizione. Meno male, almeno non arrivo proprio ultimo. Vince Super Nico, secondo Super Papi, terzo Daniel. Più o meno i ragazzi sul podio sono sempre i soliti. Così però non va, così non va. Nelle ultime due gare veramente un macello. Mi è arrivato addosso di tutto. Va bene ragazzi, ultima corsa di oggi, Monte Wario. Speriamo di combinare qualcosa almeno qua. Ok, partenza abbastanza lenta. Power up preso, guscio rosso. Siamo finiti larghi. Qui stringi. No. Vai, 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 vai. Che il primo sta cercando di scappar via. Dai, ma... Ma chi caspita sta guidando sto Morton? Ok, brava Vicky, spazzalo via. Ok, scendiamo giù subito. Niente, ho proprio una calamita per i gusci verdi a random sul tracciato, eh. I fulmini. Un booster no, eh. Oh, finalmente. Ok, ho lanciato tutto. Ma la stellina dove caspita è finita? Perché non mi ha dato la stellina? No, questa qui adesso non mi torna però. Perché scusate, ho beccato l'8. Me l'ha andata adesso però. In realtà avrei dovuto averne due. Insomma. Sì, ma basta con questi fulmini. Ma chi è che li continua a lanciare? No, dai, arrivare in questo punto qua senza il power up, no. Niente, oggi ho proprio la sfortuna che mi perseguita, perché non è possibile. Cioè, pure nell'8 sono riuscito a mancare la stellina, che c'è sempre. Dai. Ok, almeno concludiamo sul podio, meno male. Almeno sul podio vince Daniel, secondo Guglielmo, terzo io, poi Vicky. Ah, Morton, che è arrivato quarto, non era guidato da nessuno, eh. Quindi ci ha rotto le scatole tutta la gara così, a caso. Va bene ragazzi, abbiamo completato il numero di corse o gare previste. Va bene ragazzi, vince il torneo Castagna, vediamo subito. Super Nico con 163 punti, secondo Emanuel con 132 e terzo Daniel con 131 punti. Questo è il podio, poi quarto Marco con 130 punti, quinto Elix con 127, io arrivo sesto con 104 punti, settimo Guglielmo con 87, ottavo Mark con 85, nono Fortunato con 76, decima dovrebbe essere Ink Vicky con 69 punti, undicesimo Gigi6 con 50 e dodicesimo Alessandro con 48 punti.
Va bene ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato, spero naturalmente che vi siate divertiti. Come sempre, settimana prossima ci sarà un nuovissimo torneo, mi raccomando non perdetevelo. Ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Mario Kart 8. Alla prossima ragazzi!